Bene, continuiamo questa dissertazione sull'agate bandate. E innanzitutto vorrei fare un piccolo riassuntino delle conclusioni che abbiamo raggiunto fino adesso. Abbiamo visto che all'interno dei noduli di agate ci sono quattro facce: Silfer's Chalcedony Layer, che contiene tutte le inclusioni, ci sono alcune strutture bandate, quelle di emiagate, le piene parallele, le concentriche. Poi c'è l'opale. E il quarzo che è finale. Abbiamo visto che le bande sono strutturate con tre diverse facies. Una facie è di calcedonio globulare trasparente, idrato, che è una struttura che è abbastanza plastica al momento della sua deposizione, perché è un polimero. Poi c'è il calcedonio fibroso, che invece è già cristallino, è anidro ed è bianco, non è quasi mai colorato, e già siamo nel campo del cristallino, anche se microcristallino, quindi si tratta di corpo rigido. E poi il quarzo, che è chiaramente rigido. Ecco, abbiamo visto quale sia la genesi di queste sequenze di bande, cioè di queste facce S1, S2, S3, cioè si tratta dell'evaporazione del riempimento di acqua all'interno di una cavità, e la sequenza dell'evaporazione di questa soluzione colloidale. Questa soluzione densa mi fa precipitare prima il calcedonio globulare, che è quello che si forma a più alta concentrazione, sottraendo il soluto, e associato ovviamente all'evaporazione. Comunque, sottraendo il soluto, la soluzione diventa più diluita, comincia a cristallizzare il calcedonio fibroso, e finalmente, quando la soluzione è nettamente diluita, cristallizza il quarzo. A questo punto è diciamo finita la stagione, e per avere un'altra sequenza di bande dobbiamo ricominciare da capo con un nuovo input ricco in silice che di mi diventi colloidale, e la sequenza comincia solo quando la soluzione è già colloidale, quindi diciamo perfetto dell'evaporazione. Poi abbiamo visto che le tre facies di agate sono via via il risultato anche qui di una situazione più diluita. Nella fattispecie abbiamo visto che le bande concentriche, per effetto di una diluizione improvvisa dovuta a un'improvvisa entrata di acqua nuova, possono diluirsi e sgocciolare, creando le bande piano parallele orizzontali. Poi abbiamo visto che nel caso in cui le bande siano sia sul fondo della cavità orizzontale sia concentriche, c'è un ispessimento della porzione del calcedonio globulare, che mi indica che c'è uno scivolamento gravitativo di questa porzione, che appunto è quella che ha un comportamento plastico. Ecco, poi abbiamo visto che le bande orizzontali dipendono dalla presenza di un'ampia interruzione delle bande, cioè perché ci sia questa diluizione improvvisa, ci deve essere un accesso facile dell'acqua che possa entrare nella cavità. Questo accesso abbiamo visto che lo possiamo chiamare interruzione delle bande, cioè è una zona più ampia di un canale. Questo sarebbe un canale, questo è un'interruzione delle bande. È una zona ampia in cui l'acqua può entrare con una certa velocità, e vediamo che in questo caso, per esempio, la diluizione è solo nella parte vicina all'interruzione delle bande. In questo caso abbiamo sempre le bande dal lato dell'apertura dell'interruzione delle bande. Poi abbiamo visto che l'interruzione delle bande è associata ad una frattura nella roccia incassante. Questo è chiaro perché se il drenaggio per porosità della roccia è lento, sicuramente la presenza di una frattura mi provoca un drenaggio rapido dell'acqua verso la cavità. Nel punto dove la frattura entra nella cavità, in quel punto il calcedonio non si può deporre, perché appunto c'è questo flusso di acqua diluita che mi impedisce la formazione della soluzione colloidale. Quindi la presenza della frattura è responsabile della diluizione. Se abbiamo una diluizione
delle soluzioni si produce la struttura piano parallela fino al momento in cui questa apertura diventa inservibile, cioè fino a quando le bande non tappino, diciamo, l'accesso all'acqua. A quel punto l'agata diventa concentrica, quindi con questa struttura, se la frattura è laterale rispetto alla cavità, abbiamo la genesi di un'agata di questo tipo: metà inferiore bande orizzontali, metà superiore bande concentriche. Il caso delle bande tutte orizzontali in una cavità si può formare solo se la frattura invece che laterale è nel punto più alto della cavità, per cui abbiamo dilusione fino alla fine e l'apertura delle bande non viene mai a essere ostruita. Ecco, se l'influenza delle fratture nella roccia è importante, nel caso in cui non ci sia dilusione, quindi non c'è produzione di bande orizzontali, possiamo ancora avere che la presenza di fratture sia responsabile delle interruzioni delle bande, cioè di zone in cui il calcedonio non si può deporre perché qui comunque, anche se non c'è diluizione, c'è comunque accesso di nuova soluzione e quindi si ha delle porzioni di crescita intervallate a delle interruzioni delle bande. Quindi a seconda di come sia la geometria dell'interazione fra la frattura della roccia e la cavità, possiamo avere delle differenti geometrie di crescita del nodulo. Il caso più complesso è in cui ci sia un numero alto di fratture e una forma, delle bande relativamente complesse. Ecco, poi abbiamo visto i domini di cristallizzazione, quindi nel caso in cui ci sia alta cristallinità, cioè c'è molto calcedonio fibroso, si creano i domini di cristallizzazione e si crea un'agata fortificata. Nel caso in cui ci sia bassa cristallinità, cioè abbiamo un calcedonio globulare, avremo bande convolute. E questo tipo di agata a bassa cristallinità è indicativa di un clima più arido, cioè di meno diluizione delle soluzioni. E invece questa mi indica delle soluzioni leggermente più diluite e una maggiore concentrazione di calcedonio fibroso. Poi abbiamo visto che i colori possono essere primari, cioè che si concentrano verso il centro della cavità diciamo per restare intrappolati nella cavità e mano a mano che la cavità è più piccola sono obbligati, diciamo, a manifestarsi come puntini cromofori. I colori secondari invece sono dall'esterno verso l'interno e sono colorazioni quando l'agata era già dura. La somma dei colori primari più secondari dà le agate più colorate e più vivaci. Ecco, allora, usando tutte le informazioni che abbiamo visto fin qui, possiamo vedere che una serie di fattori che possiamo trovare associati a alcuni tipi di agate mi possono dare delle indicazioni sul clima. Qui abbiamo delle agate Botswana, le agate della Scozia, della Patagonia, Lago Superiore, Queensland. È un gruppo di agate che hanno delle forti similitudini. Hanno bande convolute, che abbiamo visto indicano presenza di poca acqua, grosse aperture, grosse interruzioni delle bande, qua, in questo caso, che mi indicano che c'erano delle fratture nella roccia, ma non c'era un apporto idrico così importante da diluire tutta la cavità, solo ogni tanto ci sono alcuni campioni che vengono diluiti. Questo non indica che ci sia alta cristallinità, perché in effetti non c'è alta cristallinità, non c'è quarzo quasi mai in queste agate, però può esserci una diluizione importante anche in un clima secco. Le crescite localizzate sono appunto lo stesso concetto che le aperture, le interruzioni delle bande mi danno variazioni laterali importanti nello spessore delle bande, quindi delle crescite localizzate che possono essere per
per esempio, da questo lato o da questo lato. Bassa cristallinità, quindi bande convolute, non c'è fortificazione di queste agate. Ci sono spessissimo emiagate, cioè abbiamo visto che l'inizio della formazione delle bande con bassa nucleazione. Quindi anche qui soluzioni colloidali molto dense e quindi un'evaporazione importante. Il centroide migrante, che abbiamo visto anche questo è indicativo di variazioni laterali di spessore delle bande, beh, tutte queste informazioni sono più o meno correlate fra di loro e mi indicano la crescita di questo tipo di agate in un clima arido. Quindi abbiamo la prevalenza di S1 che mi indica bassa cristallinità, che mi indica crescite localizzate e bande convolute e quindi essiccamento rapido della cavità. Tutti questi fattori sono in qualche maniera associati al clima, senza dubbio. Ecco, allora se proviamo a vedere il caso opposto, avremmo che il centroide è fisso, che c'è molta presenza di muschi, che c'è una più alta cristallinità e presenza frequente di quarzo alla fine. Evidentemente questi elementi mi indicano un clima più umido. La presenza di muschi mi indica che c'era acqua abbondante che reazionasse con le pareti della cavità. Le emiagate e le crescite localizzate sono quasi assenti. Tutte le bande sono continue e concentriche. Se c'è presenza di bande orizzontali, queste si formano allo stesso tempo, quasi sempre allo stesso tempo delle bande concentriche. Non c'è la separazione netta fra bande orizzontali e bande concentriche nella parte superiore che mi indicherebbe una diluzione improvvisa, ma diciamo che c'è frequentemente diluzione di tutta la cavità. Abbondano le bande di calcedonio fibroso del quarzo intercalato. Quindi, se siamo in agate di questo tipo, sicuramente ci sono molti altri depositi, possiamo dire che il clima in cui si sono formate queste agate era più umido e meno arido. Quindi possiamo immaginarci due tipi di agate a grandi linee, chiaramente queste sono indicazioni di massima, poi ogni deposito va studiato a sé stante, no? Però ci sono delle indicazioni che mi possono dare in cui un'agata di clima umido sarebbe un'agata di tipo Brasile, abbiamo visto, in cui c'è un'alternanza più cospicua fra il calcedonio globulare e quello fibroso. Nelle agate di tipo Botswana il calcedonio fibroso è quasi assente. Quindi, in questo caso la soluzione si secca rapidamente e tutto il calcedonio diventa globulare. Non c'è tempo al calcedonio di fibroso e al quarzo di cristallizzare. La quantità di acqua può anche essere la stessa, però è la velocità di evaporazione che cambia. Nei climi umidi la presenza costante di acqua del terreno lascia tempo perché dalla soluzione cristallizzi tutta la sequenza completa, quindi compreso il calcedonio fibroso e il quarzo. Quindi non è tanto la quantità di acqua, perché la quantità di acqua molto probabilmente è la stessa, diciamo che in entrambi i casi avremo la cavità piena d'acqua per poter cominciare a cristallizzare, ma è la velocità di evaporazione. Ecco, c'è un altro fattore importante che viaggia di pari passo ed è la composizione della roccia madre. Qui è un argomento completamente diverso e però possiamo dividere le lave secondo della roccia madre, nella roccia in cui si trovano. E vedremo che alcune caratteristiche possono essere attribuite proprio alla composizione della roccia madre. Abbiamo diviso le agate in agate che si formano in rocce sedimentarie, lave che si formano in lave, cioè agate che si formano in lave acide, tufi, quindi tandere e rocce simili, poi le lave intermedie, le andesiti, e le lave basiche, i basalti. Ecco. Allora, cominciamo con le agate che si formano in rocce sedimentarie.
L'Agata che abbiamo preso ad esempio fino dall'inizio è la Dryad del Montana, ma ci sono moltissime agate, soprattutto negli Stati Uniti centrali, che si formano in rocce carbonatiche. La Fairburn del Sud Dakota, la Union Road del Missouri, la Tippy Canyon sempre del Sud Dakota, o un'altra del Montana, la Bear Canyon, le agate del Kentucky, la Paint Rock dell'Alabama, poi ci sono alcune del Tagikistan e una dell'Argentina, l'agata Puma, che credo che in qualche modo siano sostituzioni di fossili o qualcosa del genere. Comunque, diciamo che la roccia incassante è una roccia sedimentaria, un'arenaria, un carbonato. Ecco, in tutte queste agate il First Chalcedony Layer è molto sottile e mai ci sono muschi. Questo perché le rocce sedimentarie sono molto povere in elementi cromofori, quindi ci sarà pochissima reazione sulle pareti della cavità con la roccia incassante. Quindi non abbiamo mai muschi. Il canale connettivo è assente, sempre assente. Perché? Beh, possiamo immaginare che le rocce sedimentari sono molto più porose di quelle vulcaniche, infatti sono rocce clastiche in cui l'acqua può filtrare rapidamente all'interno della roccia e quindi l'accesso dell'acqua alla cavità è molto facile e non c'è bisogno di creare un canale. Invece, se pensiamo alle rocce vulcaniche che sono costituite da vetro, la filtrazione dell'acqua all'interno di una roccia vetrosa è molto lenta e avviene per i pori del vetro. Quindi è talmente lenta che una fratturina sulla roccia mi dà un accesso dell'acqua talmente più rapido che si fa notare. Nel caso di rocce sedimentarie, se avessi una frattura, cambierebbe di poco perché comunque l'accesso è talmente facile da tutta la roccia che non ho bisogno di creare un canale. Ecco, il centroide è fisso. Il centroide è fisso perché abbiamo una cristallinità alta, appunto perché l'accesso è facile e l'accesso alle rocce è facile, avremo che il centroide non si muove perché abbiamo un'alta concentrazione di bande di calcedonio fibroso, quindi abbiamo cristallinità alta. Le bande orizzontali sono sempre assenti, questo perché appunto siccome l'accesso di acqua a queste cavità è molto facile, è quasi impossibile avere una diluzione improvvisa, cioè l'acqua è sempre abbastanza diluita. E non esiste la possibilità di avere un'infiltrazione lenta, lenta, lenta e poi a un certo punto una pioggia improvvisa che mi crea un accesso lungo la frattura e una diluzione locale in una zona della cavità o addirittura in tutta la cavità. Quindi è proprio la porosità della roccia che è responsabile di questo cambio radicale. I colori sono secondari, quasi sempre secondari, perché appunto non ci sono i muschi, non ci sono reazioni con la roccia incassante perché è una roccia, come abbiamo detto, povera in cromofori e quindi, essendo povera di muschi, è anche povera di colore. Tutti i colori sono concentrati sui bordi, nelle parti esterne e diciamo i centri sono sempre più bianchi. Ecco, questo è il gruppo che ha le caratteristiche più costanti, più evidenti, perché le differenze fra le rocce sedimentarie e le rocce vulcaniche sono decisamente molto importanti. E evidentemente a questi caratteri si devono sommare poi le caratteristiche che dipendono dal clima. È probabile che le caratteristiche che dipendono dal clima sulle agate che si formano in rocce sedimentari sono poco importanti, perché le caratteristiche della roccia stessa sono predominanti. Nel caso delle rocce vulcaniche, delle agate in rocce vulcaniche, vedremo che qui i parametri sono un po' più labili perché l'influenza del clima è molto importante.
Quindi passiamo alle lave acide, i tufi. Sicuramente si formano nei tufi e nelle lave acide, cioè nelle riolitti, tutti i tanderek. Quindi basicamente andiamo ad analizzare le agate che si formano all'interno dei tanderek. Ci sono sicuramente delle agate bandate che si formano in rocce riolitiche, però qui ho preso in esame quasi tutti, anzi solo tanderek. Ecco, il Ferskalsedonian layer è qui molto spesso e molto ricco di muschi e di plume. Questo perché le rocce vulcaniche sono molto più ricche che le rocce sedentarie di cromofore. Il canale connettivo è spesso presente, vediamo qui un canale, anche se la struttura a stella mi rende molto facile l'accesso. Per esempio, in questo caso vediamo che l'accesso avviene dalla punta di questa stella, quindi il nodulo è completamente bandato fino quasi alla fine perché l'accesso è sommitale, però diciamo che le punte sono zone di così facile accesso che spesso il canale non si vede perché è collocato proprio nel vertice di una punta. Difficile avere un taglio, una sezione che mi prenda proprio questa struttura. Fatto sta che comunque i canali ci sono. Il centroide è in genere fisso, ma proprio perché hanno in genere delle bande più o meno concentriche e diciamo che le convoluzioni sono dovute in gran parte alla forma stellata della cavità. E le bande orizzontali sono spesso presenti. La cristallinità è intermedia, dipende un po' dai casi. E il colore è quasi sempre secondario, quindi la maggior parte delle reazioni con la cavità avvengono per la formazione di muschi e plume, mentre c'è poca colorazione che viene a trovarsi sulle bande. Questo non saprei dire esattamente il perché, può essere che, diciamo, dovendo passare all'interno della cavità di diaspro ci sia una specie di isolamento dovuto al diaspro. Ecco le lave intermedie. Le lave intermedie rappresentano probabilmente le agate più belle, più colorate, più famose per il collezionismo. Si tratta di lave andesitiche, che sono forse quelle che hanno più giacimenti di agate in assoluto, e questi sono alcuni esempi: Laguna, Sumatra, Malawi, Marocco, Argentina. E il Ferskalsedonian layer è in genere spesso con muschi, più raramente con plume, diciamo che basicamente è ricco di muschi e in genere concentrati nella parte basale. I canali connettivi ce ne sono frequenti, il centroide è abbastanza fisso, quindi c'è un'alta cristallinità e c'è una costanza di spessore delle bande. Le bande orizzontali sono sempre assenti, non ci sono, per esempio nella laguna non ho mai visto delle bande orizzontali. Quindi la cristallinità è da media bassa alta, diciamo, nel caso delle lagune è abbastanza alta. Dipende un po' da caso. Il colore può essere sia primario che secondario, abbiamo visto il Montezuma, che è un classico esempio di due casi, in questo caso è secondario, nel condor è secondario, in questo è primario. Poi c'è il caso delle lave basaltiche, le lave basiche. Ecco, le lave basiche hanno una particolarità, sebbene la roccia basaltica sia una roccia molto ricca in cromofori, che dà adito a molte inclusioni nelle cavità, in realtà questi noduli sono in genere isolati dalla roccia incassante da un sottile strato di celadonite, che abbiamo visto che è una patina di un minerale che si forma proprio sulle pareti della cavità. Questo strato di celadonite, che è impermeabile perché è un minerale del gruppo delle peliti, mi crea una specie di isolamento idrico, cioè del contatto fra la roccia e l'agata. Quindi
il First Chalcedony Layer è molto sottile e non abbiamo quella massa di reazioni, di filamenti, di muschi, di plum che si può avere in rocce meno basiche. Ecco, evidentemente non è una regola così stretta, però in molte lave basiche, e in molte agate di questo tipo, come le Queensland, le Botswana, le Lake Superior, le Montana, non ci sono muschi. Il canale connettivo è frequente e più che dei canali abbiamo proprio delle interruzioni delle bande. Come abbiamo visto, la maggior parte dei campioni che abbiamo usato per questo tipo di analisi erano delle Botswana e del Lago Superiore e delle Queensland. Il centrone del migrante, appunto, perché le bande sono costituite in gran parte da calcedonia globulare e quindi la cristallinità è molto bassa. Il colore quindi è soprattutto secondario perché abbiamo visto che il colore primario sarebbe dovuto a un'interazione con la roccia incassante. Evidentemente questi fattori dipendono dal clima anche oltre che dalla roccia, quindi ci sono casi in cui abbiamo situazioni un po' intermedie. Per esempio sappiamo, perché l'abbiamo preso in esame, che le agate di tipo Brasile e le agate di tipo Botswana, anche se sono tutte e due in rocce basaltiche, manifestano situazioni climatiche diverse. Quindi diciamo in questo caso il clima diventa importante. Ecco, in questo schema ho un po' riassunto le caratteristiche dovute alle rocce, alle rocce incassanti, più o meno sono le stesse cose che ho detto prima. E quindi qua mi fermerei. Chiaramente ogni deposito andrebbe studiato a sé stante, separatamente, e quindi fare un discorso così generico sulle agate può sembrare fuorviante perché alcuni argomenti non sono sempre veri, però abbiamo identificato senza dubbio alcuni elementi influenti sullo sviluppo dell'agata. Abbiamo visto che uno molto importante è il clima, quindi a seconda del clima arido o clima umido abbiamo strutture e forme diverse. Molto importante è la composizione della roccia madre, come abbiamo visto adesso, e evidentemente se la roccia incassante possiede fratture e che tipo di fratture, se sono rare, occasionali oppure abbondanti. Inoltre la disponibilità di cromofori mi porta a colorazione primaria o secondaria. Quindi lo studio di questi quattro parametri credo che sia una base di partenza per chi volesse mettersi a studiare delle agate in maniera approfondita. Quindi possiamo applicare alle agate delle tecniche di geologia classica, di sedimentologia e direi che in qualche senso di dendrocronologia, quindi la stratigrafia delle interna delle agate, se studiata con un certo dettaglio, può portare a delle correlazioni all'interno di un giacimento che potrebbero dare delle indicazioni importanti sui paleoclimi. Ecco, fin qui mi fermerei sulle agate bandate e nel prossimo capitolo passeremo a altri tipi di agate bandate che non sono dei sistemi chiusi come quelli dei noduli.